Buongiorno amici, buongiorno. Niente, oggi volevo più che altro un consiglio a chi fa la portuense, che io purtroppo faccio tutti i giorni per andare a lavorare. Un tratto di strada alberata dove verso le 9, 9 e mezza si popola, escono tutti i mignottoni, perché là ci lavorano mezze fratte, capito? E in mezzo a tutti questi mignottoni c'è uno di colore, ma dei colori non rende l'idea, è proprio verniciato, è talmente brutto, è nero nero nero, sembra la zia dei Balottelli per quanto è brutto. Oh, ma io non posso credere. Oh, io me lo trovo tutte le volte sotto curva, lo vedo, porco Giuda, me ne accorgo perché apre la bocca, si vede un po' di giallo, un po' di bianco, un po' di... sono i denti che poi chiamiamo i denti. C'ha i denti, sono disposti a... c'avete presente in Shanghai, così ce l'ha. Ma io dico, li mortacci, questo io penso che se mette sotto curva, capito? Dice così, qualcuno me dà una botta e me dà una sistemata, perché è più brutto di così. Dice così, migliora. Che cazzo te voglio migliorare? Però quello che mi chiedo io, no? Io quello che mi chiedo, no? Ma se io dovessi andare a puta caso per mignotte e mi trovo sto coso davanti, no? Ma... io una domanda che faccio a tutti, no? Ma ve scappa il pisello, come vedete, un coso così? Ma come cazzo fa ad annasci, oh? Eppure quello per star là qualcosa da fa, oh? Lavorerà, ma io non ce voglio credere. Ma come lo pagate? Eh? Ma come cazzo pagate a Ciriole? Perché si spiega, oh? Ma io poi ho... una leggenda metropolitana. Si dice che i clienti di quello camminano, sembrano tutti scesi da cavallo, oh. Quello con qui ti sgraffia tutti i piselli, perciò tutti i piselli c'hanno il codice a pari. Hai capito? Ma come cazzo fate? Io quello che mi domando, come cazzo fate? Andate da zia del Balottelli è una cosa assurda. E poi un'altra cosa, porco Giuda. Ma io dico no. Ah, a proposito, un consiglio a zia del Balottelli, devo io chiamare così perché come ti chiamo? Oh! Qui hanno fatto la denuncia che dice che ne ha bruciati pochi dei piselli, tutti quelli sgraffiati stanno a fare una petizione per denunciarti. Mo non è che magari per depistare quelli da scientifica ti fa un par di carci in bocca, no? A paracula, paraculo, come cazzo te devo chiamare, eh? Non ci provo a far paraculo, che mo tanto fanno analisi, oggi come oggi c'è sta il DNA, c'è star BMW, c'è star CQC, perciò se ne scappi con quelli là, c'è stanno starte analisi che te fanno sempre. Un consiglio. Prima che te pio io col camion e te do una sistemata eternum, diciamo così. Ma perché cambi in zona, o te metti sotto curva, li portacci tua, mi rischi di far fare un incidente, oh. Me metti l'ansia ogni volta, te prego, oh. Dai, do io un par di ciriole, vaffanculo, e leva da quel pizzo, no, io dico, mannaggia mia, io non c'ho parole, oh, sto cazzo de... una volta l'uomo nero era asso dei passoni, mo c'è stai te, porco Giuda, non so come spiegare io più ai ragazzini. Vabbè, io ti saluto, una speranza non... oh, te fa più vederla che sei pericoloso, me mani mi fai sbandare sto cazzo, vabbè, oh, confido in te, eh, ciao.